La Grifo è tornata al lavoro. Dopo la storica salvezza conquistata nello scorso maggio, la squadra di calcio femminile perugina lunedì sera si è data appuntamento per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Noi ripartiamo quest'oggi, inizialmente abbiamo deciso di fare partire la preparazione il 26. E la maggior parte, insomma, delle ragazze, alcune arriveranno già il 26, altre invece sono arrivate prima perché abbiamo deciso, insomma, di fare 3 giornate di raduno per intanto far ripartire, insomma, le vecchie, se diciamo così, e in più per provare, insomma, delle ragazze nuove, delle ragazze che ci hanno chiesto di poter fare prova sia in primavera che in prima squadra. Quindi è un buon gruppo di ragazze, stiamo riscuotendo abbastanza successo, quindi questa è una cosa molto positiva. Giorno di lavoro nella nuova veste di tecnico della prima squadra per Giacomo Sciurpa. Sono abbastanza tranquillo di poter assolvere al meglio il mio compito, poi di sicuro ce la metterò tutta e ci metterò tutto quello che del mio ci posso mettere per aiutare queste ragazze, perché loro sono un gruppo che può raggiungere l'obiettivo e io devo solo metterle nelle condizioni di farlo e spero di farlo al meglio, insomma. Il campionato si è modificato un po' di livello, nel senso che le prime 5 squadre si sono rafforzate, le altre, vuoi un po' la crisi economica, vuoi un po' questa difficoltà che si è aggiunta, sono comunque tutte abbordabili alla nostra portata. Faccio sempre riferimento al girone di ritorno dell'anno scorso, insomma, dove noi combattevamo alla pari con tutte, specialmente con quelle di metà classifica. E quindi ce la possiamo tranquillamente fare, sta a noi lavorare già da oggi bene per raggiungere l'obiettivo. Tra le grifoncelle più ottimiste in vista della prossima stagione c'è l'attaccante Luisa Pugnali. Siccome l'anno scorso siamo arrivate a fare i play-out, quest'anno speriamo almeno di salvarci senza complicarci troppo le cose. Spero innanzitutto di fare più gol di quelli che ho fatto l'anno scorso e spero di contribuire alla salvezza della squadra. Il primo impegno ufficiale della stagione sarà con la Coppa Nazionale. La Grifo è stata inserita in un mini girone a 3 con Stella Azzurra e Foligno. Quest'ultime si affronteranno il 1 settembre, mentre il 4 e l'8 dello stesso mese entrerà in scena la squadra biancorossa. A passare il turno sarà la formazione che avrà totalizzato più punti nelle gare di sola andata.